Cari colleghe e cari colleghi, quest'anno si celebra la terza edizione del Festival del Diritto in Piazza organizzato dal Centro Studi Sapere Aule. È un'iniziativa alla quale noi abbiamo sempre aderito fin dalla prima edizione, ispirandoci all'idea che è alle spalle di questa iniziativa, cioè quella di portare la legge, il diritto dal cittadino, nei luoghi civici. Infatti gli eventi si celebreranno voi al Teatro Traetta di Bitonto, voi nella Piazza Cavour, che è una delle piazze fondamentali del Paese. E l'importanza di partecipare e di, come dire, assumere in maniera solidale il monito da lanciare alle istituzioni che non vengano toccati i diritti fondamentali delle persone. Quest'anno il diritto alla salute, un diritto fra i primari principi che la nostra Carta Costituzionale così bene ha sancito. Un monito che deve partire non soltanto dagli avvocati, non soltanto dai magistrati o dagli scienziati, ma soprattutto dalla comunità. Un parterre anche per questa terza edizione ricco di ospiti, di autorevoli giuristi, e si aprirà il 27 settembre presso il Teatro Traetta alle ore 17 con il dibattito Cibo e Salute, moderato dal professor Michele Mirabella, noto autore televisivo, regista e nonché nostro concittadino, ma avremo anche la presenza del professor Antonio Moschetta, professore ordinario di medicina interna dell'Università di Bari, e poi il sabato mattina il nostro presidente dell'Ordine modererà il dibattito su medicina e paziente, quindi sulla sostanzialmente responsabilità medica, in presenza anche della dottoressa De Palo, presidente della sezione GIP del Tribunale di Bari, il professor Dell'Erba. Mentre il sabato pomeriggio, sempre al Traetta, un importantissimo nonché attualissimo dibattito sul fine vita con Monsignor Savino, il dottor Michele Ruggero, che modererà questo dibattito, questo dialogo con Beppino Englaro, altra figura molto, molto importante, padre della nota Eluana, e poi la domenica mattina sul tema sport e salute avremo il campione del passato degli anni 70, l'onorevole Gianni Rivera, già pallone d'oro, il presidente Michele Emiliano, e per finire, sempre al Traetta, nella serata inaugurale, avremo il dibattito salute e ambiente con la dottoressa Tulanti, vice direttrice del Corriere del Mezzogiorno, che ne modererà il dialogo, e il grande finale con Antonio Stornaiolo e Vito Signorile, più Shakespeare per tutti. Come ha poc'anzi detto il presidente Giovanni Stefani, che ringrazio sempre per la disponibilità che assicura ai nostri eventi e agli eventi in generale, le tematiche affrontate sono sulle tematiche da affrontare. Mi vorrei soffermare su due aspetti. Uno, questa iniziativa, il Festival Il Diritto in Piazza, il Festival del Diritto, insomma, mira non solo a discutere direttamente delle tematiche giuridiche con la gente, ma anche a coinvolgere e a dare anche un senso alla classe forense. La classe forense che finalmente, insomma, che attraverso queste iniziative cerca anche di dare un senso sociale alla funzione giurisdizionale che normalmente esercita, cioè, anche per elevarla oppure tentare di farle fare dei passi in avanti, togliendole dagli studi o da certi stereotipi negativi, per affidarle anche un imprimato di natura sociale. Quindi questo è importante anche e soprattutto per noi avvocati, perché poi chi è che deve comunicare con la gente? Siamo sempre noi i mediatori del diritto, una brutta parola, ma è così. Secondo aspetto, la tematica. Una tematica importante che ha dei grandissimi riflessi sociali, prima ha affrontato anche Giovanni alla necessità di tutelarlo, perché questo diritto fondamentale oggi è sotto attacco. È sotto attacco perché da una parte ci sono problemi di bilancio, problemi di rispetto di parametri, ma anche bisogna combattere le sperequazioni fra regione e regione, che alla fine finiscono per vanificare
il principio che tantissimi anni fa i nostri padri costituenti hanno affermato, cioè che i cittadini per quanto riguarda la salute sono tutti uguali. Oggi purtroppo questo non è, e noi dobbiamo combattere. E chi è che deve fare queste battaglie? Chi è che deve fare se non la classe forense? Chi è che deve fare queste cose? Chi è che può consigliare i cittadini? Può indurli? Chi è che può dare l'input? Noi. Quindi io mi auguro che ci sia una partecipazione, non soltanto degli avvocati bitondini, che pur sono parecchi, ma anche e soprattutto degli avvocati della provincia, degli avvocati dell'Oro, perché è anche una battaglia, è un'iniziativa che dobbiamo fare nostra per dare alla nostra professione anche un senso di sviluppo, usiamo questo termine, un senso in più di cui abbiamo fortemente bisogno.